mangeremo i sushi, anzi no, i sushi. I ciucci? I sushi. Amore senza dentini, che fa fatica a parlare. Poi... Chi è che ha avuto questa idea del cinese? Io. No. Io. Di la verità, Vanessa. Ciao amore. E perché? Perché Vanessa ha avuto la febbre, diciamo che oggi sta molto meglio rispetto a ieri, grazie a Dio, e quindi aveva voglia di mangiare cinese e Anastasia ha colto subito la palla al balzo per farmelo acquistare. Ma ragazzi, sì. Mica mangiamo cinese e poi finiamo il video così. No, mangiamo cinese e poi ci sarà una cosa. Ci sarà una sorpresa che io vi ho fatto, vi dovevo già dare ieri ma Vanessa aveva la febbre, perché questo video, che video è Anastasia? La routine? Speciale! La routine serale speciale natalizia, vero? Sì. Quindi ci sarà una super sorpresa per andare a fare la nanna. E anche vi faremo vedere quando mangeremo il sushi. Il cinese. Va bene, allora adesso vado a ordinare il cibo e ci vediamo dopo. Mentre cosa? Adesso cosa me lo dire? Me lo devo dire? Se ti viene in mente me lo dici, va bene? Io devo ordinare il cibo, ok? Vabbè, ciao. Allora, Ani, ho ordinato il cibo. Ti è venuto in mente che cosa volevi dirmi? Anche il pasta, i polli, no? No amore, mi sono dimenticata di chiedere. No. Vuoi che chiami? Chiedo? Ma sei sicura che poi mangi tutto? Guarda che tu fino a ieri avevi la febbre alta, sì. Adesso provo a chiedere, ok? Sì. Domani a scuola, Anastasia, oggi non sei andata a scuola perché io non sapevo, Vanessa, quanta febbre poteva avere, quindi non sapevo se potevo venirti a prendere in pausa pranzo e sei rimasta a casa. Domani vai a scuola e se ti va rimani anche a mangiare. No. Ecco. Perfetto. No, sì, così giochi nell'intervallo e puoi dire, potete parlare con Mia visto che è il suo compleanno. Ha ragione Vanessa. Poi domani andiamo al compleanno di Mia, Sei contenta? E tu Vanessa rimani con i nonni? Ti lascio con i nonni, gli chiedo se possono venire per un'oretta e mezza? Sì. Ok? E mi prendi il kitchen burger senza la maionese e l'insalata. E senza l'insalata che metto io sopra il... Va bene. La coca, i nuggets. E va bene. E ok, quante voglie strane che ha la mia bambina. Poi se domani sarai completamente sfebbrata, se vuoi mercoledì vai a scuola che è l'ultimo giorno, mezza giornata. Venerdì, sì, scusa. Ok? Però ti devi coprire benissimo. Va bene? Ok. Allora, niente, aspettiamo che arrivi il cibo. E iniziamo la nostra routine serale speciale Natale. Guardate un po', è arrivato il Babbo Natale a casa di una nostra amica e ci ha portato alcuni doni. Ve li dico. Dai, allora, diceli. Allora, questo è Vanessa. Anche voi. Mamma, avvicinati così anche loro. Ok. Loro li leggono a casa. Vanessa. Sì. Vanessa. Sì. Vanessa, William, Romina, Vanessa, Anastasia, William. E William. No, ce n'è uno che sia, ecco. Che è sia mio e sia di me. Esatto. Che leggete. C'è scritto Vanessa e Anastasia. E poi c'è anche per da Cristina. Certo, c'è da anche Cristina. Esatto. Poi c'è anche per te William. E certo, chi è William? Allora ragazzi, vi volevo fare vedere la mia cucina. Lo dico da te, io con i pennarelli. Vabbè, facci vedere un po'. Mamma mia, ma è bellissima! Anche qua sotto, mamma mia. Pure qua. È tutta colorata, c'è scritto Anastasia. Bravissima amore, molto colorata, un pochino natalizia, vero? Uh-huh, ho fatto anche le lucine. Hai fatto anche le lucine. Ho fatto solo viola, fucsia e grigio, solo questi colori. Ma si vede dal tuo ditino. Fa vedere le dita. Ah sì, anche le tue dita sono tutte colorate, amore. Ragazzi, io volevo far vedere. Guardate questo
Chi lo sa? Da qua. Wow. Così. Poi così. Ma è stupendo. E ti sei truccata oggi? Sì. Hai messo lo smalto, ti sei anche truccata? Sì, guardate così. Quanti bei colori. Si toccano. È stupendo, amore, io non ce l'ho, penso a te. Questi, questi, vedete? E questi. Ho capito. Mi piace? Bello. Molto, brava. E anche ragazzi. Sì. Anche questi birmantini proprio sono belli, guardate. Dove? Questi. Ah, sono stupendi, ma questi cosa sono? Dei rossetti? No, sono rossetti, sono delle cose tipo che si mettono qua. Sugli occhi? Ah, ok. No, sugli occhi proprio, dove vuoi. Ah, va bene. Ok, bellissimo amore, dai che aspettiamo che tra poco arriva la pappa. Volevo farvi una cosa. Cosa vuoi farci vedere? Filippo! Filippo, ciao! Ma come stai, Filippo? Chissà che tra qualche giorno non sarai più da solo, ma in compagnia di qualche altro bebè. E chi lo saprà mai, eh? Ma voi, ve lo dico oggi, però voi non dovete dirlo a Vanessa. Allora, se poi Vanessa guarda il video... No, non dirlo, amore, non dirlo. È una sorpresa, ok? Ah, sì. Poi faremo il video dopo. Allora, cosa volete fare? Guarda, spaccato, quello scrivetelo e nel prossimo video lo faccio. Allora, prima faccio... Ma decidete cosa faccio? Ruota. Ruota. Mezza ruota. Mezzissima ruota. Super mezza ruota. Amore, mi stai venendo addosso, te lo dico. Adesso spaccata. Spaccata proprio. Te voglio vedere. Che spaccata, ragazzi. Dove vai? Guarda che ti fai male, Anastasia. Anastasia, guarda adesso che ti fai male. La ruota spaccata. Ruota spaccata, poi basta, Guardate. Guardiamo. Ruota spaccata insieme. Fantastica, un applauso per Anastasia. Gattino non ce la fa più, secondo me. Guardalo, guarda, ma lascialo stare. Gattino, biscottino. Sì, lì c'è la sua pappa. Non ha mangiato. Per forza, esaurito. Lascialo stare il gattino. Il gattino, il carino. Il gattino. Ah, il gattino, giusto, mi fai confondere. Carino. È arrivata la pappa, Anastasia. Sei pronta ad abbuffarti? Hai tanta fame? Attenzione, perché queste sono le zuppe, devi tenerle dritte altrimenti cadono tutte per terra. Apparecchiamo? Sì. Amore, vieni a mangiare? Che stai facendo? C'è il gatto che ci sta distruggendo tutto, l'albero di Natale. Anastasia, stai morendo di fame. Un panino a destra e un panino a sinistra. Dovete sapere, ragazzi, che il piatto preferito di Anastasia dei cinesi sono i panini. Quello fritto e quello al vapore. Allora, piacciono i panini? Scrivete nei commenti. Buon appetito, amore, ti piace? La trovi più buona del solito? Sì? Allora, cosa abbiamo preso? Le zuppe agrodolce di Xiao Mao, i gamberi piccanti con cipolle e peperoni, i gamberi in agrodolce, gli spaghetti di soia, i panini che abbiamo già fatto vedere, anche Anastasia ha preso la zuppa, li Xiao Mao, una zuppa agropiccante per me e poi c'è il sushi che non ho ancora aperto. Ciao, ragazzi! Ragazzi, è là. Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito anche a voi! Come procede la cena? Bene, adesso ci siamo accorti che la mamma stava già registrando. Sì, praticamente non avevo mai smesso la registrazione di prima, quindi ho fatto un video tipo di un quarto d'ora inutile, però di inutile non c'è mai nulla, perché... Gatto, dove vai? Gasper, te lo do io il mangiare, tu sul tavolo non devi salire, ok? Sì, adesso ti do la... Sì, amore, sì! Sì, gli ho dato il gambero, ragazzi, potete immaginare la sua felicità. Vanessina, beve la coca. Qua siamo ancora in alto mare, però ce la possiamo fare, ok? Te oggi questi panini li hai trovati sublimi, vero? Buonissimi? A 100.000. Cosa? 100.000. A 100.000 per cento. Guardate come mangiano i cinesi. Oh, finalmente Vanessa si è... Lo sai che è così davvero? Ma non sono i cinesi, sono i giapponesi. E lo sai che questa è una tradizione giapponese. Sai cosa significa il risucchio per i giapponesi? Che hanno apprezzato il cibo e che è buono. Quindi risucchiare in Giappone è un segno
di riconoscimento, mentre in Italia di maleducazione. Adesso come mangiano i cinesi? Giapponesi. Cosa fa? No, non credo proprio, sai. Ma non mangiate più? No. Ecco, lo sapevo. Io non ho detto, però volevo aprire i regali. Volete aprire i regali? Ma quei regali lì sono arrivati a casa di un'amica, di una nostra amica, il Babbo Natale è già passato a casa sua, ma non si possono aprire adesso. Vieni, vieni, vieni. E se Babbo Natale si arrabbia, dove vai? Vieni qui! Mi puoi fare un attimo un massaggio alla schiena? Un massaggio? Sì. Addirittura, un massaggio dopo cena? Cos'è? Oh, ma che ossa hai? Ti ho distrutto le ossa? Cosa fai? Scherzetto! Che scherzetto è? Con la pasta? Pasta dura, ti piace? Non so se ti va bene però, eh. Cosa state facendo? Apriamo i regali! Ma aspetta, non è Natale. Se voi aprite i regali e Babbo Natale si arrabbia, poi non dire che non te l'avevo detto. Siete sicure? Sì, vai, ma ah, proprio così, non mi ascoltate neanche. Questi regali sono arrivati in anticipo, ma non è Natale. Vabbè, allora ascoltatemi un secondo, visto che è la routine serale speciale Natale, vi faccio aprire questi regalini. Anastasia, sto parlando con te. Dai, dai. Oh, apri. Se arriva Babbo Natale arrabbiato, vedi, eh. Questo è tuo, quindi? Vediamo un po'. Cos'è? Wow! Ma cos'è? Una pochette? Non ho capito. Addirittura due regali in un pacco solo. Ma questo Babbo Natale si è superato. Ma non vale. Ma è bellissima. Ma io non ho capito una cosa però. Che cos'è questa? Una pochette per mettere dentro le tue cosine, i trucchi. Bellissima. Cos'è che apri tu? Una casa delle Barbie di dentro, va, sarà un po'. Fa vedere. Per tutte e due questo, eh! Ah, questo è per tutti e due. Sì, i perché trucchi. I trucchi non siamo noi. Ma questo è mio! Bello! Sì, questo è tuo perché sei più grande! Bellissimo! Che cos'è? Si capisce che cos'è? O guardiamo soltanto la foto? Sarà un. Ah, Vanessa! Anch'io è un rossetto rosso! Molto. Ecco, anche per lei. E anch'io c'ho quello che ha Vanessa. Ah, allora sono gli stessi regali. Quel pacco lì non è per. E allora questo sarà uguale all'altro. Ma questo Babbo Natale è intelligentissimo. Per non farvi litigare, vi ha regalato sì, le cose simili. Fa vedere la borsetta. Mamma anche mia. Anche quello di Minnie. Ma che meraviglia che sono anche queste borsette. Minnie. Sono stupende, Vane. Che bella. Come piace la mamma. Fatta in quel modo. Ma è bellissimo, sei contenta amore mio? Questo c'è ancora. Ce n'è ancora uno? Per tutti e due. Ok, speriamo che Babbo Natale non si arrabbi perché siamo un pochino in anticipo, di qualche giorno. Fa vedere la borsetta, è bellissima, ti piace? Sì. Poi è comoda questa borsetta, a me piacciono proprio le borse che si portano così. E quella di Ani, con Minnie piccina tutta glitterata. Questa la mettiamo a Capodanno, Ani, che è tutta glitterata. Che bellini, sono delle fasce per capelli, non ci posso credere Anastasia, ti avevo giusto chiesto di mettere la fascia per capelli, ma è bellissimo, questo è quello che a me piace di più. Ok, scegliamo una fascia per capelli e mettiamola, dai Ani. Mamma, ora. Anche tu devi aprire i tuoi. Ma no, dai, io li apro a Natale. Quindi abbiamo scoperto che questo regalo non è buonissimo, fa sentire? Buono, wow, è buonissimo, ma non è un lucidalabbra per labbra o un rossetto, ma è un profumo. Le lips sono le labbra. Appunto, e infatti io immaginavo fosse un rossetto, ma è veramente buono. Ani, l'hai spruzzato anche tu? Sì. Ok, adesso speriamo soltanto che Babbo Natale non si arrabbia e non venga a trovarci arrabbiato. Dobbiamo continuare la nostra routine serale. E che cosa si fa a quest'ora? La doccia. Però stasera Vanessa la doccia non la può fare. Perché ha avuto la febbre anche oggi, quindi la farai soltanto tu. Ma era che sono tanto tempo. Ok, Ani? Hai aperto anche i trucchi. Dobbiamo andarci a lavare, tesoro, non a truccarci. Guardate. Bella, sì. Bella, bella, bello, bello. Dai, però. Guardate le unghie. Wow, ci sono le unghie finte. Le proviamo. E poi la rimettiamo. Ok. A few moments later. Allora, Vane, stai bene? Sei sicura? Adesso vado a vedere cosa sta combinando Anastasia, perché poi ho una sorpresa per te, Dani. Va bene, amore mio? Io non posso farti fare la doccia stasera, non mi fido, ok? La faccio fare a lei.
Ciao! Senti, dimmi una cosa, per caso, ma giusto per caso, ti sei già fatta la doccia? Hai tutti i capelli scombinati come al solito. Ti sei già fatta la doccia perché sento un buon profumo. Allora senti, visto che ti sei già fatta la doccia, Vanessa, te la senti di venire su un attimo? E poi ci guardiamo la TV su? Così io vi porto la sorpresa in camera? Dai, andiamo su in camera, vi mettete in camera e io arrivo, ok? Sei pronta tu, Monellina? Ani, sei pronta? Sì. Allora, la sorpresa l'ho messa già sul vostro letto. Aspettate! Entro prima io e quando ve lo dico io entrate voi, ok? Sì. Entrate. Cosa fai? Amore, ti piacciono, Vane? Guardate che bello, sollevati che non si vede niente. Questo è un pigiama natalizio bellissimo, ragazzi, c'è anche il cappellino di Natale. Com'è, Vane? Morbidissimo, vero? Ti piace? Ma te sei già mezza nuda. Mamma mia, che peste questa bambina. Allora, guardala, guardala, sei già messa il pezzo di sopra. Com'è, morbido? Ani, non fare loca. È morbido? No. Vabbè, adesso si spoglia davanti a me. Vai, Vane, mettila anche tu e poi... E tre, e due, e uno, e... Wow, bellissime! Ma siete troppo belle, sembrate due babbe Natale. Bene, bene, bene. È comodo, Vane? È morbido? Sì. Vediamo che belline che siete. Allora, ragazzi. Quando l'ho visto mi è piaciuto un sacco. Allora, ragazzi, il video finisce qui. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ragazzi, noi siamo gli elfi di Natale. E mi raccomando, fate la letterina di Natale per Babbo Natale. Sì, deve sapere tutti i giochini che voi volete. Sì, e mi raccomando, Babbo Natale vi saluta. Ciao!